Dal 14 al 19 novembre proiezioni, concerti, laboratori, premi con il filo conduttore degli anniversari, il tema della 16ª edizione di Amarcord. 2023 segna molte ricorrenze legate alla figura di Federico Fellini e quindi, come sempre, Amarcord Film Festival vuole comunque restare ancorato al grande maestro del cinema riminese e è anche l'occasione poi per celebrare anche tante ricorrenze che ci sono quest'anno: 50 anni di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, gli 80 anni di Lucio Dalla e i 100 anni della Warner e i 100 anni dei Disney Studios. Le proiezioni sono come sempre in vari luoghi della città: Teatro degli Atti, Cineteca di Rimini, Cinema Sant'Agostino, Museo della Città. E in realtà le proiezioni sono quasi 180 e arrivano da una selezione durissima degli oltre 1300 cortometraggi che si sono iscritti al concorso da oltre 70 paesi internazionali. Anche quest'anno Amarcord tocca il sociale. Sono contento di poter presentare anche quest'anno l'evento legato alle neurodivergenze e cinema. Intendiamo potenziare questo rapporto perché ci porta poi la possibilità di riflessioni e di approfondimenti su temi importantissimi. A firmare il manifesto l'artista riminese Massimo Modula. Mi sono ispirato alla scomparsa di una visione, che era quella del ponte di Tiberio, appunto, del pavone. E da lì ho pensato appunto alla cosa del pavone, alla decorazione del pavone. Gli occhi, gli sguardi, e questi sguardi che vengono portati in giro da questa visione. Quindi gli sguardi siamo noi, siamo gli spettatori, ma è anche l'immaginazione che torna alla ribalta, che deve tornare sempre, non deve mai morire. Il premio Felliniano nel mondo andrà al fumettista Giorgio Cavazzano. La premiazione finale sarà preceduta da un omaggio a un artista scomparso un anno fa. Quello che noi consideriamo un genio del cinema italiano, che è Francesco Nuti, e quindi la nostra cerimonia delle premiazioni sarà preceduta da questo piccolo tributo dal titolo Madonna che musica c'è stasera, con dei contributi video da artisti che hanno collaborato con lui e anche da performance live.